Prego signore, potete accomodarvi, così cominciamo. Ora. Allora, buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti a questo convegno che conclude la 2 giorni dedicata alla custodia del creato. E 2 giorni intensi che hanno visto ieri la produzione di disegni ispirati e dedicati al tema da parte dei detenuti della casa circondariale di Cassino e da parte dei ragazzi, dei bambini, degli asili, delle scuole elementari, e sono esposte nel chiostro. Veramente poi consiglio di andare a vederli perché sono molto, molto toccanti. C'è stata la premiazione, la consegna delle piante d'ulivo alle parrocchie, che il 23 ottobre poi ci sarà questa ulteriore prosecuzione presso tutte le parrocchie. Stamattina purtroppo il cammino programmato non si è potuto svolgere per le avverse condizioni atmosferiche, però c'è stata la Santa Messa celebrata da Don Antonio Lecce e oggi questo convegno. In premessa desidero ringraziare, oltre che naturalmente tutti gli intervenuti, i relatori e Sua Eccellenza, che come sempre è un fautore di queste giornate, veramente dallo stimolo ci incoraggia e ci permette pure di realizzare questi momenti di incontro. Soprattutto voglio ringraziare tutti i volontari che si sono adoperati per la buona riuscita di questa giornata, perché dietro le quinte, come si vuol dire, c'è un grandissimo lavoro. Quindi sono i volontari della Caritas, i volontari della parrocchia pure di San Donato e naturalmente guidati da Don Aquino, che è il progetto Policoro, che si è molto impegnato per realizzare questo momento. Ricordo che hanno collaborato anche la fondazione del cammino guidata da Don Mimmo, il dottor Giuliano Fabbi pure doveva appunto stamattina guidare il percorso che comunque verrà realizzato, perché sentivo che prendeva accordi anche con il sindaco, quindi non è stata un'occasione sprecata perché verrà recuperata quanto prima. E prima di cominciare direi che pregherei anzi il sindaco di Vigaldi, Mario Ferrera, di porgere il saluto dell'amministrazione, amministrazione che ci sta anche molto impegnando per la valorizzazione anche e il recupero del convento. Prego. Sì, buonasera a tutti e grazie di aver scelto il comune di Vigaldi, il nostro comune, per queste manifestazioni e per questo bellissimo evento. Io porto chiaramente il saluto a Sua Eccellenza, di tutta la comunità del Comune di Vigaldi. E che cosa dire? Come diceva giustamente il professore, stiamo cercando come amministrazione di dare a questo luogo l'attenzione che merita, perché probabilmente negli ultimi anni è stata un po' diciamo tralasciata, no? Quindi stiamo cercando di fare eventi, di fare alcune attività, ma sempre nel rispetto del culto e della cultura che questo luogo sicuramente merita. Adesso ripeto, benvengano tutti questi eventi, benvengano tutte queste manifestazioni che sicuramente ci danno la possibilità anche a noi di essere spronati sempre di più a fare delle attività in questo senso. Ringrazio di nuovo tutti e buon proseguimento della manifestazione. Mi scuso ma devo purtroppo scappare perché è arrivata un'altra allerta media un quarto d'ora fa e devo cercare di andarla a gestire. Grazie a tutti. Grazie al sindaco. Allora pure noi cerchiamo di accelerare, anche se per fortuna l'allerta insomma poi si è rivelata meno diciamo preoccupante di quello che si poteva immaginare. E, Sua Eccellenza quindi ha il compito diciamo di introdurre questo dibattito, o meglio questa testimonianza, che poi condurranno il governatore emerito della Banca d'Italia, il dottor Antonio Fazio, e il dottor Giulio De Rita, che è un ricercatore Censis.
E oggi nella omelia stamattina richiamava proprio l'importanza della testimonianza Don Antonio, no? E ha fatto proprio una sorta di prologo al convegno di oggi, parlando di finanza, parlando di economia, del rapporto tra fede, ragione, etica, e quindi un po' ha dato il là per questo nostro incontro. Cosa dobbiamo dire? Ora il nostro vescovo, che è così sensibile e attento ai temi della dottrina sociale della Chiesa, appunto introduce questo nostro incontro, e lo ringraziamo ancora moltissimo per la sua partecipazione. Grazie. Grazie Francesco, grazie a tutti voi. Noi veniamo da alcuni eventi, alcuni drammatici, altri di grande spessore prospettico e profetico. L'ultimo drammatico è proprio questa alluvione delle Marche, che nella sua drammaticità ci mette dentro la questione della custodia del creato. E quanto poi la custodia del creato significa fondamentalmente la custodia di sé, la nostra custodia, come coloro che sono stati chiamati da Dio a prendersi cura e non a depredare il creato nel quale siamo inseriti e del quale siamo costituiti responsabili. Altri eventi invece un po' più profetici e prospettici sono questo bellissimo evento che si ripete ad Assisi, The Economy of Francesco, no? Questi giovani da circa 100 nazioni del mondo che convergono ad Assisi per approfondire sempre meglio una prospettiva di economia, di finanza che sia a misura della persona umana, della sua dignità. Proveniamo almeno dal punto di vista del legame spirituale, dal congresso eucaristico nazionale che si è concluso questa mattina con la celebrazione che ha visto la presenza del Santo Padre, il suo intervento, e che riguardo al tema che la Conferenza Episcopale Italiana ha scelto quest'anno per la giornata, per l'evento, gli eventi che in tutta Italia si sono un po' strutturati come sensibilizzazione rispetto alla custodia del creato, e c'è questa confluenza voluta naturalmente anche di tematiche, perché il tema della CEI si affratella immediatamente anche con il tema del congresso eucaristico nazionale, che trova al centro dell'attenzione proprio l'elemento del pane. La CEI ha dedicato la giornata al tema presi il pane e resi grazie, dal pane della nostra mensa al pane eucaristico, e anche il congresso eucaristico nazionale come tema preso torniamo al gusto del pane, per una chiesa eucaristica e sinodale. Francesco, introducendo il nostro convegno, parlava della 2 giorni dedicata alla custodia del creato. Evidentemente è un lapsus non voluto, non sono soltanto 2 giorni, ma speriamo un po' di più, da dedicare alla custodia del creato, per dire che la custodia del creato è una prospettiva che ci riguarda tutti e tutti i giorni, riguarda tutti e tutti i giorni dell'anno, perché se ciò che facciamo anche come eventi non arriva e non mira a sensibilizzare, a creare questa cultura del rispetto appunto della custodia, serve a ben poco. Permettetemi di introdurre un po' la nostra conversazione, poi lasciare la parola a degli esperti un po' più specifici dal punto di vista della competenza sul tema che abbiamo da attenzionare, in una forma così di riflessione, quasi dire una meditazione proprio sull'elemento, sul significato del pane. Direi proprio questo a tutti noi: ascoltiamo la voce del pane, perché il pane parla e dice molto. D'altra parte, se Gesù l'ha scelto come elemento eucaristico, evidentemente da una parte l'elemento più semplice, ma dall'altra anche l'elemento più complesso, più completo. Ascoltiamo la voce del pane, per ascoltare
sia il canto della creazione, che molto spesso oggi diventa invece di canto grido della creazione, secondo la riflessione teologicamente molto alta dell'Apostolo Paolo nel capitolo 8 della lettera ai Romani. Questo grido, dice Paolo, diventa gemito, la creazione geme, anzi soffre, come per le dogli di un parto. Per una corruzione, una caducità a cui è stata sottomessa a causa del peccato, non per proprio volere, ma per volere dell'uomo. Ascoltiamo il grido del pane, il canto della creazione, ma anche attraverso il pane ascoltiamo, impariamo ad ascoltare la voce e il grido dei poveri. In un solo frammento, quello del pane, si concentra la voce unanime di tutto il cosmo. Guardate che il pane, questo elemento così semplice, anche umile, è davvero sintesi dell'intero creato. Custodire il pane significa custodire tutto il creato, che si concentra in questo elemento così importante nella vita dell'uomo. Il pane è il riferimento al creatore, all'uomo che lo lavora e al giardino, il creato, la casa comune, che lo esprime. Il messaggio della Conferenza Episcopale Italiana, proprio su questo tema, prese il pane e rese grazie, a un certo punto dice: la creazione di Dio, il dinamismo della natura, il lavoro di tanta gente, chi semina, coltiva e raccoglie, chi predispone i sistemi di irrigazione, chi estrae il sale, chi impasta e informa, chi distribuisce, in quel frammento c'è la terra. Dicevo, sintesi del creato. In tutte queste attività elaborate intorno all'elemento del pane, chiamate in causa in modo convergente sull'elemento del pane, c'è tutta la terra, in un frammento tutta la terra, dice il messaggio della CEI. Nella celebrazione eucaristica noi diciamo, nel momento in cui presentiamo il pane e il vino: benedetto sei tu, Signore. Il pane è davvero frutto della terra e del lavoro dell'uomo, e quindi questo dice già come il pane contiene in sé l'affanno, la fatica, anche la speranza dell'umanità. Celebrando la messa nel momento della presentazione del pane e del vino, benediciamo il Signore invocandolo come il Dio dell'universo. Un'invocazione solenne. Scriveva Alonso Schecker, questo grande biblista del Pontificio Istituto Biblico, una dichiarazione solenne quando noi proclamiamo Dio dell'universo, dice Schecker, perché nell'umile ci si rivela il sublime. Presentiamo il dono del pane che nella sua esiguità è compendio di molteplici, immensi doni. Ancora Alonso Schecker scriveva in un testo breve, ma è una perla quel testo: abbiamo dato forma rotonda e colore bianco a questo pane, come per significare nella rotondità la totalità, la pienezza, la perfezione, e nel colore bianco la sintesi di tutti i colori. In quanto frutto della terra, il pane esprime il grazie dell'uomo all'intero universo. Benedetto sei tu, Signore, nel pane presente la terra, terra madre feconda, che alimenta i suoi figli con la sua fertilità. Per milioni di anni Dio creatore l'ha preparata questa terra fertile perché fosse dimora degna dei suoi figli, capace di sfamare ogni creatura. Il pane è frutto non solo della terra con le sue forze fisiche, chimiche, con la sua silenziosa attività nascosta, ma anche della pioggia e dell'aria, del cielo e del sole. Il pane è frutto della luce,
catturata e concentrata all'interno del pane, mentre si riflette sulla sua superficie bianca. Per esso la terra deve ruotare, avvicinandosi, allontanandosi in giusta misura dal sole, inclinata nella sua orbita per dare alternanza esatta e ritmica alle stagioni, perché, come dice il profeta Isaia, dia la terra il seme al seminatore e il pane da mangiare. Isaia 55. Ascoltiamo dunque la voce del pane, come introducevo questa mia riflessione. Ascoltiamo la voce del pane, perché nel frammento del pane era chiusa la voce, il grido di speranza, anche di dolore, del mondo. Il pane è elemento naturale e anche un elemento intrigante, capace di rivelare tutte le contraddizioni e le contrapposizioni sociali. Attraverso il pane ascoltiamo, dicevo, il grido anche sociale dei poveri. Pensiamo alla drammatica conseguenza della guerra del pane che si è scatenata, provocata dalla guerra tra Russia e Ucraina, solo parzialmente risolto. Il pane diventa uno strumento di ricatto, fino a minacciare la sopravvivenza anche di milioni di persone. Negare il pane è come costituire una forma di antigenesi dell'umano. È un'anticreazione la negazione del pane, un fallimento del creato, la negazione del pane. La negazione del pane tradisce il dovere etico della solidarietà, della giustizia sociale, della fraternità condivisa. Il linguaggio del pane parla delle molte ingiustizie, dei molti egoismi, getta luce sulle molte povertà, rimuove il velo dell'omertà e dei silenzi sulla miseria alla quale l'egoismo di pochi condanna milioni di persone. L'ingordigia di chi ha pane a sazietà chiude il cuore a chi vive la precarietà della giornata e resta in attesa del pane condiviso. A mio parere, il Vangelo che oggi abbiamo proclamato nella liturgia è una grande lezione di economia. Al di là adesso, a volte, di una lettura molto elementare, l'uomo ricco, il povero, poverino, poveraccio, è una lezione di economia. Andrebbe veramente approfondito. Lì dove c'è un'economia o una finanza iniqua e perversa, dilaga la miseria, l'ingiustizia. L'avidità di pochi genera il grido di milioni di persone. Gesù nel Vangelo ricorda a tutti noi: i poveri li avrete sempre con voi. È una denuncia. Se Gesù ci ha detto che i poveri li avremo sempre con noi, è perché ci sarà sempre gente che genera povertà. Non è un buon augurio. È una denuncia che Gesù ci ha fatto, no? I poveri li avrete sempre con voi. Purtroppo saremo sempre così cattivi da generare nuove povertà. L'avidità di pochi e la bramosia di alcuni non smetterà mai di escludere i più deboli e di creare appunto sempre nuove forme di povertà, non soltanto materiale. Perché, così denuncia il profeta Isaia al capitolo 5, perché, ma anche il profeta Amos oggi nella prima lettura, tutto il testo di Amos è un grande trattato di giustizia sociale, ma anche Isaia al capitolo 5 denuncia: voi aggiungete casa a casa e unite campo a campo finché non vi sia più spazio. Nelle nostre case non abbiamo più spazio dove mettere le cose, allunghiamo, aggiungiamo, arricchiamo, aumentiamo, compriamo, spendiamo, aggiungete casa. Il profeta Isaia parla circa 600 anni prima della nascita, 2600 anni fa, come a dire: la situazione umana rimane sempre ferita dalle stesse colpevolezza, stessa responsabilità gestita male. Aggiungete casa a casa, unite campo a campo finché non vi sia più spazio
e così restate soli ad abitare nella terra, la solitudine dell'incordigia. Ci aggrappiamo ai beni posseduti, anche a quelli spirituali, chiudendoci spesso nelle nostre illusorie sicurezze. Dove il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore, dice Gesù. Il segno del pane porta con sé l'istanza dunque della gratitudine per ciò che si riceve come dono. Tutta l'impostazione della dottrina economica di Zamagni, per esempio, no? Francesco anche, è tutta impostata sulla gratuità nella logica dell'economia. Non significa dare cose gratis. Quella gratuità che è generata proprio da un senso di gratitudine per ciò che noi riceviamo, è proprio in nome di quella gratitudine di cui dobbiamo sempre essere consapevoli, diventiamo capaci anche di gratuità, cioè una relazione libera da interessi, a quella cultura dello scarto, come dice Papa Francesco, dall'accaparramento, dall'egoismo. Questa è la gratuità vera. Quella gratuità con cui si impara a condividere ogni bene, perché i beni della terra hanno per loro natura propria, e questa è la dottrina sociale della Chiesa, su questo è chiaro, i beni della terra per loro natura propria, non per quello che noi riconosciamo o non riconosciamo, per una loro istanza proprio strutturale, hanno una destinazione universale. I beni non hanno mai di per sé una destinazione per pochi. Nel loro significato naturale, i beni sono tali perché hanno una destinazione universale. D'altra parte, se così non fosse, non sarebbero un bene, diventerebbe tutto una proprietà. Il concetto di proprietà e quello di bene è molto diverso. Della propria proprietà si può fare un bene, ma del bene non si deve fare mai una proprietà. Non so, l'inversione è diabolica, no? E crea quelle sprecazioni, quelle diseguaglianze sociali che oggi sono purtroppo presenti ovunque. Il pane per sua natura è fatto per essere spezzato, dicevo, no? La destinazione universale dei beni. Proprio la apprendiamo dall'elemento del pane. Il pane per sua natura è fatto per essere condiviso, per essere spezzato. Si è obbligato a spezzarlo, altrimenti dà fuochi. Dal punto di vista fisico, passo dal punto di vista metaforico, no? Mangiare da soli è contro natura. Perché quando noi sentiamo la compagnia degli altri, o ci diciamo, no, il compagno di strada, la parola compagno dice proprio questo, no? Cum panis. Il pane con gli altri, non lo puoi mangiare da solo, dal punto di vista, non dico semplicemente del manducare, ma del significato che diamo al valore del pane, che è un elemento di fraternità, di condivisione. Per sua natura propria il pane dice questo messaggio profetico, provocatorio allo stesso tempo. Coloro che lo fanno condividono con il pane l'esistenza, il tempo, la parola, l'incontro, lo sguardo, il volto, l'appartenenza. Capite quanto il pane è davvero provocatorio come condivisione, come metafora della partecipazione reciproca dell'esistenza di uno all'esistenza dell'altro, degli altri. Il pane merita di essere mangiato degnamente solo se diventa motivo di incontro con gli altri, non senza di loro. Credo che il tema che la Cè ci ha consegnato e anche l'affiancamento con lo svolgimento del congresso eucaristico ha davvero molto da insegnarci. Si parte da un elemento che è quotidiano, il pane è quotidiano, ma proprio per questo molto spesso anche, come dire, sottovalutato per chi ce n'ha molto. Domandiamo a chi non ce l'ha quanto è importante l'elemento del pane. E al di là e oltre l'elemento materiale, il pane diventa davvero sintesi di tutto il creato e espressione della nostra vera dignità umana
nel condividerlo il più possibile, dove del pari condividiamo la nostra vita con gli altri. Questo mi pare, mi piaceva un po' condividere con voi, proprio per dare un tono, voglio dire, un po' anche un animus a questo convegno, che non è di natura tecnica soltanto, ma è proprio di valore antropologico, cioè mettiamo in questione e mettiamo, come dire, in mano al nostro futuro la dignità dell'uomo, dell'umanità, e permettetemi di dire anche il destino stesso della nostra condizione umana. Grazie. Grazie veramente a Sua Eccellenza il Vescovo per questa apologia del pane, perché ha saputo, partendo appunto da un pane che è la cosa forse più umile, più naturale che abbiamo, trarre delle meditazioni di carattere oltre che teologico, economico, sociale, spirituale, che veramente sono sicuro che i nostri relatori avranno, insomma, la possibilità di approfondire e di sviluppare. E allora con grande piacere do la parola al governatore Fazio, governatore che è orgoglio non solo della sociaria ma dell'intera nazione, diciamo, dell'intera Italia, perché è stato uno dei protagonisti istituzionali indiscussi della scena italiana ed europea. Quindi il fatto che qui oggi sia con noi, il fatto che comunque dia il vito e rivendica lui sempre questa sua provenienza dal vito, è sempre lui tornato fine settimana dal vito, quindi c'è un legame, una radice fortissima che lo lega alla Valcomino, alla Ciociaria, alla nostra terra, e la sua presenza oggi, ecco, è anche un omaggio a questo legame forte che c'è con appunto il nostro territorio. E devo dire che lui affronterà soprattutto i temi della demografia e della economia legata appunto alla sostenibilità. Demografia che è un po' il suo primo amore, perché nel campo accademico i primi passi lui proprio presso la cattedra di demografia li ha compiuti. Quindi grazie governatore, prego, porti la sua testimonianza. Grazie, non so se ho la voce, ma piano piano si chiarirà la voce. Grazie di questo invito, vi partecipo con piacere, quasi con entusiasmo, anzi con entusiasmo, va bene. Io poi torno alla Valle di Comino, perché la Valle di Comino è bellissima, va bene. Ho girato, ci andiamo in Svizzera, ma dove andate? State qua, insomma, quando vi affacciate la mattina, quando spunta il sole, insomma, vabbè. Quando io vedo il primo sole che prende qui le colline, diciamo, sull'ovest, penso al giardino del paradiso, insomma, si vede il sole che piano piano si illumina la collina su cui poi sta, diciamo, qui su occidente stanno questi paesi di Calvia, ogni mattina. In genere mi sveglio presto, alla mia età oramai mi sveglio, quando mi alzo tardi sono le 6, va bene, quindi vedo sempre, mi diverto a vedere spuntare il sole, va bene. Devo, ricollegandomi al problema del pane, spero di non fare troppo, però devo recitare in latino due versi di un salmo graduale. Eundes eund et plorand, veniendes veniend cum exultatione, portandes manipulos suos. È così scritto nelle vecchie tradizioni, è così scritto nella Vulgata fatta pubblicare da Giovanni Paolo. Portano i loro manipoli, portano i manipoli, i miei antitori, io me lo ricordo, i miei erano di origine, erano contadini, va bene, poi sono diventati piccoli proprietari, e mio padre, che era geometra, non andava mai in quegli anni 40, 50, non è che andasse, non è che prendesse le ferie, però quando c'era la mietitura e poi la trebbiatura chiudeva lo studio, e poi anche con la vendemmia non c'era nessuno, va bene, e andavamo anche io, giovani, andavamo. Chissà perché i traduttori hanno detto che portano i loro covoni, ma il covone
è dove si mette la cosa, beh, non capisco perché nel latino è detto correttamente, portano i loro manipoli, vabbè, arrivano, io me li dico, i miei editori uscivano la mattina, poi verso le 10, le 11, diciamo, le donne portavano il cesto con una prima abbondante colazione, va bene, e poi continuavano. Chi traduce non ha mai visto la realtà, quindi non sa di che si tratta. Traduce. Quindi è stato un riporto la latino, ma questo è della trebbiatura, questo è della trebbiatura, così come la pelle della mentella. Quindi un mondo legato all'agricoltura. E questa, diciamo, fondamentale realtà, io ricordo di averla vissuta non personalmente, ma di l'ho vista vivere drammaticamente negli anni dell'occupazione. Io sono il 36, quindi nel 43-44 ricordo la scarsezza del pane e senza voler fare troppo romanticismo. Ricordo che noi a casa, siccome avevamo la terra, mia madre faceva ogni 15 giorni, faceva 10-12 pagnotte di pane e io, il pane non mancava, il pane proprio, mancavano altre cose. E ricordo che poi ci metteva qualcosa e uno dei miei compagni mi diceva: Tonino, mi fai dare un morso? Mi chiedeva di dare un morso, quindi veramente mi ricordo questo fatto del pane, l'importanza. Grazie eccellenza, io ho sentito stamattina il discorso di Sua Eminenza Zuppi, non ho fatto settembre a attendere quello del Papa, che ha ripreso e lei ha sviluppato oggi questo diciamo, sì. Nel programma mi era stato assegnato, diciamo, appunto l'ambiente, la demografia, l'economia. Ho pregato l'avvocato Rabotti, se possibile, troppe cose, mi voglio concentrare sulla demografia, che è il mio vecchio amore, ma brevemente, va bene, e poi sull'economia per parlare dell'attualità, un po', forse che non mi spiace, va bene. Sull'ambiente non so se sei riuscito a distribuire quel testo, va bene. Sì, sì, è in cartella. Va bene, quindi... Mi ricordo che fui richiesto da un giornale, dal Foglio, va bene, una certa amicizia, di scrivere, diciamo, un commento alla Laudato Si. Il mio commento fondamentale, questa è un'enciclica sociale, non è un'enciclica, diciamo, credo con questo concetto, diciamo, e credo che avuto così il porto, diciamo. Allora questo testo lo vedrete, va bene, ve lo leggerete, va bene. Ma parliamo della demografia e qui poi magari vi lascio una piccola pubblicazione, poi vi dico, diciamo, che ho fatta in occasione, è una rielaborazione dell'intervento che avevo preparato per il congresso internazionale del 50° della Mater et Magistra. Erano gli anni in cui ancora l'ONU era preoccupata del fatto che la popolazione del mondo in quei tempi aveva raggiunto i 7 miliardi e ora sapete che siamo sugli 8 miliardi. Allora, e a questo punto naturalmente le citazioni a Malthus, a Malthusianesimo, alla realtà della popolazione. Allora io, che avevo studiato abbastanza questi problemi, disse: guardate, non c'è da preoccuparsi per l'eccesso di popolazione. Sicuramente in Europa, nei paesi sviluppati e anche quelli che si stanno aprendo allo sviluppo, il problema è contrario. Il problema è un problema contrario, va bene. Allora, per far questo, vi leggerò alcuni dati, va bene, leggerò, poi potete guardarvelo questo. Spero che la Marietti, diciamo, pubblichi ancora questo, per magari per provi a ordinarlo, sì. Diciamo, questa è una copia che io mi sono trovato ancora, vabbè, poi lo dovete dare, va bene, e ci sono dei dati fondamentali. Allora, il dato, diciamo qualche numero,
verso la fine del Settecento, del Quattrocento, un personaggio, un filosofo, diciamo, di grande valore dal punto di vista scientifico dell'economia, Thomas Malthus, inglese, è ossessionato, aveva detto delle cose interessanti, dottore interessanti, sull'economia, riprese poi da Keynes, chissà, diciamo, lo riprende, dice uno dei migliori, però è impressionato dalla crescita della popolazione, poi se tengo quei dati capirete perché, diciamo, e quindi si scopre che la popolazione del mondo, stiamo entrando nel vivo del problema, cresce in quella che si chiama progressione geometrica, cioè sembra una percentuale di quella precedente. Per quanto il tasso sia piccolo, una curva della progressione geometrica comincia a crescere lentamente, poi esplode, Lui lo compara con una crescita possibile delle risorse alimentari, a cominciare dal frumento, dal pane. Ma è impressionato, diciamo, perché è inglese, vive in un'isola, dice su quest'isola siamo, tratteremo, e quindi formula quella sua, diciamo, che poi lo ha reso tristemente famoso, invece dovrebbe essere famoso per altre questioni, la necessità di limitare la popolazione. Ma è un ecclesiastico, si ha principi morali ben saldi, e dice semplicemente, diciamo, limitare i matrimoni e i rapporti tra i coniugi, non pensa assolutamente all'aborto, diciamo, ad un lungi da lui qualsiasi idea di questo. I suoi nipotini hanno sfruttato questo, commettendo anche degli errori dal punto di vista scientifico. Adesso andiamo. Vi dico qualche dato, poi diciamo, volendo, puoi fare, l'avvocato Rabotti può fare fotocopiare alcune di queste tabelle e diciamo, si vede quello che io vi dico. Vi dico qualche dato, io sono abituato, diciamo, a parlare di economia e di problemi partendo dai dati, non solo dagli aggettivi, dalle osservazioni. Aggettivi aiutano, insomma, ma i dati sono precisi. La popolazione del mondo, qui non sono i dati, ma sono solo menzionati, nell'anno 1000 è pressappoco uguale a quella dell'anno zero della nostra epoca, quindi c'è una crescita. Quello che è interessante in questo periodo, cominciamo a vedere, che tra il meno 200, meno 300, al più 300, 400, la popolazione in Europa e in Roma si sviluppa enormemente, rapidamente. Poi vengono le invasioni barbariche e lo sviluppo della popolazione romana cresce in parallelo esatto con la popolazione. La crisi del popolo, la crisi di Roma, comincia quando gli imperatori non sono più dei Quiriti, vengono dalla Spagna, vengono dall'est, quando comincia a diminuire la popolazione. La crisi dell'impero romano è una crisi demografica, una crisi anche morale, chiarissimo. Questo per esempio in Vampani, che è un grande storico dell'economia, un grande politico, diciamo, la crisi di Roma è la crisi della Roma, è una crisi demografica. Prima di leggere i dati, per avere la stazionarietà della popolazione, capite questo concetto? Da ogni donna in età fertile devono nascere due bambini, anzi anche due, in media anche 2, qualcosa. Sapete che esiste una, esiste una legge biologica, nascono 53 bambini maschi per 50 femmine, tutti i sistemi, tutto il mondo,
sono un po' alterati dall'aborto, diciamo, che purtroppo in certe parti del mondo colpisce, diciamo, le donne, va bene, e c'è così il problema delle cosiddette missing women, mancano le donne perché le hanno aborti, va bene, l'aborto colpisce, va bene, ma la mortalità dei maschi è un pochino superiore, perché poi i maschi escono di famiglia, ma il maschio è il sesso debole, va bene, la donna è molto più forte dal punto di vista delle malattie, va bene, è molto più forte perché genera i bimbi, va bene, porta una vita, insomma, e la mortalità in maschile è più alta, va bene, così che verso l'età tra i 20 e i 25 anni, in una popolazione sana, il numero dei maschi è uguale al numero delle donne. È una legge naturale questa, non è una legge, diciamo. Quindi da cui la monogamia. Vediamo i dati, va bene. Nella popolazione del mondo, nel 1800, vediamo anche nel 1340 i dati, era di 450 milioni. Nel 1800 si era circa raddoppiata, va bene, era circa un miliardo, va bene, va bene, va bene. La crescita della popolazione media annua in questo periodo è nettamente al di sotto dello 0,5% l'anno, va bene. Tra il 1800 e il 1900 la popolazione del mondo passa da 1 miliardo a 1 miliardo e 6, va bene, comincia ad accelerare, aumenta al ritmo dello 0,7% l'anno, poi lo vedrete nella tabella, va bene, quando va bene. La popolazione dell'Europa tra il 1800 e il 1900 raddoppia, da 150 milioni, 300 milioni. Tra il 1000, nei precedenti 60 anni era aumentata da 110 a 250, più che raddoppiata. Questo è il periodo in cui Malthus vede lo sviluppo della popolazione. Allora dice, ma per quando la produzione alimentare del pane, la produzione economica può crescere, alla fine la popolazione sorpasserà, perché la popolazione è una curva, diciamo, crescente, va bene, diciamo un'iperbole, mentre lo sviluppo dell'economia, se va bene, è una retta crescente. Quindi a un certo punto, questo concetto è fondamentale a partire, va bene, una curva che alla fine prima o poi passa, da cui diciamo, lui dice, ma cosa faremo in quest'isola, come mi ricordo, c'è proprio questo linguaggio. Ma tra il 1800 e il 1900, ho detto si raddoppia, tra il 1900 e il 2000 si quasi raddoppia un'altra volta in Europa, ma soprattutto a livello mondiale, tra 1.600.000 persone nel 1900, nel 2000 si giunge a 6 miliardi, da cui diciamo le grida, diciamo in strelle, limitiamo la popolazione. Che cosa è venuto? Il momento in cui si sono diffusi, guardate, non gli antibiotici, i sulfamidici, va bene, che abbassano fortemente la mortalità, la natalità continua. Ma la natalità era forte anche in questi anni, ma morivano, c'era una fortissima mortalità infantile, ma ce lo ricordiamo anche noi, va bene. E quindi la crescita della popolazione era tuttavia limitata, perché rispetto al numero dei nati, a un certo punto, fatto positivo, diciamo, si è diminuita sia la mortalità infantile e giovanile, ma sia anche la mortalità all'età adulta, va bene. E mentre nella popolazione europea l'Europa è una piccola parte del mondo, una parte del mondo, diciamo, nell'anno 2000 gli abitanti dell'Europa, non dell'Europa politica, dell'Europa, diciamo, civile, non dell'Europa, diciamo, geografica, sono 500 milioni,
e nel mondo, compresa l'Europa, sono 6 miliardi, sono il resto del mondo sono 5 miliardi e mezzo, va bene. Il gran numero di scienziati, così, cominciano a dire dobbiamo limitare la popolazione, va bene questo. E la limitazione della popolazione avviene attraverso un patto culturale di cui poi diciamo, per il quale adesso ci darò poi i dati, diciamo, va bene, e c'è un'altra tabella di dati, è una lezione questa, non è una conferenza. Però insomma, le cose bisogna fare così per prendere, se no rimangono le impressioni, no? Ci sono fatti, diciamo, precisi. Si allunga fortemente la vita, diciamo, la speranza di vita alla nascita, insomma, ma questo anche adesso negli anni recenti, è un fatto positivo, insomma, e questo anche dovrebbe avere delle conseguenze sociali, a cui poi se avremo un momento di tempo accennerò senza esagerare troppo nel tempo delle situazioni, ma insomma, però c'è anche un fatto di una diminuzione del numero delle nascite, che nasce soprattutto in Europa da problemi di carattere culturale, diciamo, soprattutto sociale, culturale. Non è vero che le donne, fino a un certo punto, le donne che lavorano non hanno figli, le donne non hanno, va bene, perché di recente si è visto di alcuni studi fatti da demografi della Cattolica di Milano che l'occupazione femminile invece incoraggia la natalità entro certi limiti. Veniamo a questo problema, dunque, finiamo su questo e poi torniamo, come dire, nell'analisi un momento sull'andamento della sì. Tra il 2000 e il 2050 le previsioni sulla popolazione si fanno con una certa sicurezza, si fanno molto meglio delle previsioni sull'economia che io ho fatto per tanti anni, ma parlo anche quelle dopo, perché i problemi, la struttura demografica variano molto lentamente. Secondo queste valutazioni, nel 2050 la popolazione del mondo, stazione dell'ONU, fanno un massimo, un minimo, un valore medio, secondo le valutazioni abbastanza attendibili, diciamo, dell'ONU, delle demografiche, sarà di 9 miliardi e 300 milioni, va bene. Ma queste previsioni sono estese al 2100, ugualmente con sufficiente stabilità, diciamo, e nel 2100 da 9 milioni, mentre tra il 2000 e il 2050 passiamo da 6 miliardi a 9 miliardi, tra il 2050 e il 2100 passiamo da 9 miliardi e 3 a 10 miliardi. E se si guarda il tasso di aumento, lo troverete qui adesso, mentre il valore assoluto cresce, si imbella fortemente, il tasso di aumento crolla e probabilmente nemmeno arriveremo a 10 miliardi. E dopo 10 miliardi quasi certamente la popolazione comincia a scendere. Ma c'è un altro fatto. Già nel 1800, quando cominciano le preoccupazioni perché la popolazione cresce in misura eccessiva rispetto alla disponibilità di cibo, di base di cibo e di vita economica, sono smentite dai fatti. L'economia cresce di più perché cresce la popolazione. Cioè la popolazione, a parte, diciamo, il sud, non so, le regioni subsahariane dove c'è un problema, insomma, dove c'è questo, ma a livello nazionale, a livello mondiale, la popolazione
con l'innovazione, con la crescita, con la tecnologia, stimola l'economia più della popolazione, diciamo. La crescita, dove cresce la popolazione? Cresce la produzione. La produzione cresce molto più rapidamente. Questo è l'esempio del 1800, il tasso di sviluppo della produzione mondiale di beni, quello che si chiama il prodotto lordo, diciamo, annuale, è quasi doppio di quello della popolazione. Qui leggerete i dati, adesso non li cito, non me li ricordo con esattezza, ma insomma, secondo 1,5-3%. E questo nel secondo, diciamo, dopoguerra, dagli anni 50 al 2000, c'è anche questo sviluppo enorme, continua questo sviluppo enorme della popolazione, ma la ricchezza è cresciuta molto di più. Pensate alla Cina, l'India, che ha una crescita di popolazione fortissima, e tra pochi, tra 10 anni, sarà una delle più grandi potenze mondiali. La Cina è così, diciamo, da poverissima, questa crescita. Gli Stati Uniti, diciamo, con l'immigrazione, qui non c'è tempo di toccare, grazie a un utilizzo, diciamo, intelligente alla fine dell'immigrazione, nonostante gli episodi, diciamo, vabbè, dei muri, delle cose, cresce grazie alla crescita della popolazione. Ma guardate i nostri centri, se si ferma la crescita della popolazione, tutto si arresta, tutto si impoverisce. Quindi la realizzazione, diciamo, c'è piuttosto da preoccuparsi di questo rallentamento della popolazione nella seconda metà, diciamo, se va oltre certi limiti. Si rallenterà da sé quando, diciamo, questo, diciamo, fenomeno, si chiama una cosiddetta curva logistica, questo giorno, no? Verrà da questi tassi di aumento, questi picchi, crollerà, diciamo, verso, quindi, diciamo, questo. Ma veniamo, diciamo, con più precisione a cosa avviene nella popolazione dei vari paesi e dell'Italia in particolare. Vediamo un'altra tabella. Vediamo, questo discorso, questo se poi avete voglia di leggervelo, è scritto con linguaggio un po' scientifico, ma credo che sia sì. Ho detto che essendo una donna in età feconda, diciamo, non nascono 2,1 bambini in media, la popolazione diminuisce. Allora in Belgio, riguardo ai primi anni, cambiano poco, diciamo. Nel Belgio, in media, dove c'è molta immigrazione, va bene, quindi la popolazione è sostenuta molto da questo, in media nascono dalle donne, nasceva di 1,6 bambini, quindi nascono 0,8 maschi e 0,8 femmine, va bene. Non basta, la popolazione, se non c'è l'immigrazione, tenderà a ridursi. In Austria 1,4, in Bulgaria, nei paesi ex comunisti, bassissimo, insomma. In Germania 1,4, Germania, diciamo, sta valorizzando molto per le sue industrie gli immigrati, quindi non riuscirebbe, diciamo, a far fronte alle necessità di lavoro. In Italia il rapporto è come in Germania 1,4, in Irlanda, qua vedremo, interessante, è 2, quindi grande equilibrio. La Francia, che ha fatto le poesie accorte, sono dei maggiori demografi, c'è anche in Italia una scuola di demografia che si è sviluppata a Roma negli anni, intorno alla metà dello scorso secolo, ma in Francia la scuola di demografia si è già sviluppata agli inizi del Novecento. Si è già sviluppata perché c'è stata una fortissima, motivi culturali, diciamo, morali, è stato un fortissimo abbassamento delle nascite. La Francia ha reagito con una politica di sostegno alle famiglie tra le più avanzate del mondo. Dovremmo guardare, dico subito che in Italia, in Europa, come anche ho ricordato qui, il sostegno alle famiglie è
il più basso fra tutti gli stati dell'Unione Europea. Paese cattolico, ma non è stato capace, non è stato. In Francia, con questo sostegno alle famiglie, politiche familiari, quale adesso non sto a entrare, ma insomma, se qualcuno di voi, io, mia moglie è nata in Francia, va bene, perché ha scelto tra cittadina francese e cittadina italiana, ogni tanto quando se ne perde, dice, ma io dovevo prendere, dovevo rimanere in Francia. Vabbè, poi è contenta di stare, abbiamo 5 figli, va bene, e senza fare la politica, uno che si è presentato alle elezioni, questo spiega anche il mio ritardo, va bene, l'unica non sposata, altri quattro non sposati hanno tutti, va bene. In Francia il tasso di la media per donna, diciamo, in età fertile è 1,9, quindi è quasi 2, va bene. In media nell'Europa, diciamo, siamo a valori estremamente bassi, tra l'1,3 e l'1,6. Allora, se la nascita, per esempio, in Italia è 1,3, significa che in media da ogni donna nascono 0,6 donne, perché sono 0,65, va bene, 1,3. E tra queste nasceranno tra sé, tra due generazioni la popolazione italiana si sarà dimezzata, se non si inverte questa tendenza. Se ci sarà l'immigrazione, questa la sostiene, va bene, però è anche vero che gli immigrati, anche loro, a parte altre difficoltà, se non sono integrati, o anche se sono integrati, qualche volta prendono le abitudini della popolazione migliore. Quindi andiamo verso un'eutanasia, diciamo, va bene, della popolazione negli stati più avanzati, va bene. Negli Stati Uniti, va bene, adesso vado fuori dall'Europa, va bene, il tasso di fertilità è di 2,1, cioè negli Stati Uniti la crescita della popolazione, diciamo, la natalità sostiene, non fa diminuire la popolazione. Se poi andiamo nell'America Latina, andiamo oltre 2, va bene. Se andiamo negli stati, diciamo, Nigeria, Bangladesh, andiamo, troviamo 4-5%, qui abbiamo il problema, diciamo, contrario dell'immediato. Una organizzazione dei sistemi di assistenza, di aiuto, diciamo, pesano pochissimo, insomma, se ci fosse, diciamo, un sistema previdenziale mondiale più attento, diciamo, a questi problemi, perché questi sono una piccolissima parte della popolazione del mondo. Il discorso quindi è, in Italia, diciamo, se non c'è un'inversione di tendenza, ma questo è molto, però la Francia in 20-30 anni era riuscita a dare un'inversione di tendenza, va bene, se non c'è. Dobbiamo integrare gli immigrati, non li dobbiamo solo accogliere, manca una politica, insomma, manca a livello europeo. Questa è materia prima che arriva in Europa e non viene la mano, viene disprezzata. Gli Stati Uniti, va bene, chiunque è stato per un po' di tempo negli Stati Uniti sa benissimo che sono polacchi, francesi, italiani, irlandesi, va bene, però la popolazione sono tutti integrati nel sistema e il sistema cresce, l'economia cresce. Anche lì poi ci sono discussioni, diciamo, cambiamenti di rotta, eccetera. Quindi c'è un problema che oramai è arrivato anche, come dire, sulla stampa, va bene, di povertà, di mancanza di sviluppo della popolazione. Ma gli immigrati sono materia prima. Se riuscissimo a livello europeo, va bene, veramente. Dal punto di vista storico, le migrazioni, anche quelle per motivi, alla fine sono state fonte di sviluppo. E tutto, diciamo, la storia. Quindi partiamo veramente, è un errore proprio di
brevità, di cortezza, di visione corta, sappiamo che siano a mangiare, ma insomma non... Se riusciamo a istruirli in qualche modo, a integrarli, adesso non voglio entrare nella discussione, io su scuola, io so bene questo, va bene, ma se riusciamo ad avere, soprattutto a livello... È chiaro che l'Italia, siccome sta vicino all'Africa ed è piena di coste, poi accoglie, diciamo, ma questo è materiale umano. Oggi i economisti concordano sul fatto che il principale fattore di sviluppo è quello che si chiama il capitale umano, che è l'uomo istruito, è l'uomo in grado, diciamo, di fornire da tutti i punti di vista con il suo lavoro, come inteso nella nostra Costituzione, qualsiasi attività, diciamo, morale, intellettuale, materiale, diciamo, fisica, va bene. E il fattore primo è l'uomo nella crescita, non è mica il capitale, i soldi, va bene, la finanza. Si mette in moto, si valorizza se ci sono gli uomini che lavorano, no? Dipende dall'uomo e dipende dal suo grado di capacità di sviluppo. Negli Stati Uniti, se si misura la ricchezza nazionale, si vede che il 90% della ricchezza è il capitale umano, cioè la capacità degli uomini di produrre cosa, non è il capitale fisico, che non è preso più. Quindi è veramente importante, mi pare di recente è uscita qualche cosa, costruire lo sviluppo. Noi abbiamo la materia prima, però non la lavoriamo, insomma, adesso usando, diciamo, dal punto di vista dell'Europa, stanno a vedere le percentuali, le cose, insomma, se vuoi dire poche parole sull'Europa. Quindi veramente. In sostanza però, questa signora che è intervenuta è un po' meglio di quella del passato, anche se insomma parla bene, ma insomma di una pochezza di vedute, diciamo, adesso l'incapacità di progettare, insomma, il futuro, secondo sé. Torniamoci qui con la democrazia. Esatto. L'economia, quindi? Va bene. Che ci aspetta? Questo libretto te lo lascio. Sì, sì, grazie. Perché no, se ne ho un'altra cosa. No, va bene, prova a sentire la negozia, sì, bene. Sì. Costava, non mi ricordo, 10 euro. 12 va bene. Euro. La distribuisce, va bene. È uno, fu fatto per persona della società, come si chiama, quella dello sviluppo, del Ponte Giovanni Paolo, insomma. Della congregazione Giovanni Paolo VI, va bene, fatto in quell'anno, diciamo, questa conferenza che ho presentato. E l'economia, allora, che ci aspetta? Sì. Parlo 10 minuti e poi vediamo, va bene, per l'economia. Sì. Intorno agli anni, dice, sapete che negli anni 40-50, come reazione alla seconda conflitto mondiale, uomini di grandi missioni, Schumann, va bene, De Gasperi in Italia, va bene, anche, hanno l'idea dell'Unione Europea, va bene. E nel Trattato di Roma si comincia con la comunità del carbone e dell'acciaio, il trattato è l'unione della, diciamo, dei paesi dell'Europa, si comincia con i sei, diciamo, Francia, Germania, Italia e il Benelux, che è Belgio, Nederland, Olanda e Lussemburgo, sei paesi. L'obiettivo dell'Unione Economica Europea, del mercato, quello che prima si chiama mercato comune, è lo sviluppo economico. Ma lo sviluppo economico è basato sulla attività dei singoli stati. Ogni stato fa la sua politica economica. La politica economica viene coordinata, nell'idea dei fondatori della comunità, dei padri fondatori, dalla Commissione. Poi l'organo supremo rimane quello dei capi di Stato e di governo, vabbè. Ma il governo dell'Europa deve essere la Commissione. Nel corso degli anni 70-80 c'è un fenomeno, poi vi lascio qualche pubblicazione, va bene, potete, diciamo, va bene, della cosiddetta globalizzazione finanziaria.
che parte dagli Stati Uniti, dalla forza del dollaro, non faccio qui la storia, poi una pubblicazione troverete anche un po' questa storia, va bene? E quindi subentra l'idea della globalizzazione finanziaria, che fa un po', fa cadere un po' in ombra l'idea dell'Europa. Mi permetto di raccontare un episodio, diciamo. Ricordo il giorno della Santa Croce, che è il 14 settembre 1981. Stavamo una trentina di uomini di cultura, diciamo così, con vari premi Nobel, a pranzo da Giovanni Paolo II. Quello la sua residenza a Castel Gandolfo. Il Papa era avuto, diciamo, si era ripreso dall'attentato del maggio e lui ascoltava, credo che stesse preparando qualche un'enciclica, non ricordo quale, gli piaceva di ascoltare. L'organizzatore di questo era Franz Koenig, va bene, è molto lento, che parlava l'italiano benissimo, va bene, parlava, diciamo. Eravamo un gruppo, io ero con un gruppo di economisti, allora ero capo del servizio studi della Banca d'Italia, va bene, con un gruppo di economisti, di cui due o tre premi Nobel che io conoscevo, l'ho conosciuto in America, l'ho invitato, ma c'erano, diciamo, tra i fisici, chimici, va bene, sì. Un mio collega, diciamo, banchiere, era l'amministratore delegato del credito italiano che avevamo invitato a portare la sua esperienza. Ognuno parlava, dopo pranzo, va bene, non si entrava tutti in una stanza, stavamo 15 in una stanza con il Santo Padre, va bene, e altri 15 in un'altra stanza, poi c'era Kennedy che presiedeva. Dopo pranzo, i 15 dell'altra stanza, ci alzammo e andammo nella stanza dove parlava il Papa. E il Papa sentiva semplicemente le impressioni sul mondo, su che cosa stava a venire sul mondo, sulle prospettive degli uomini di cultura, insomma, era questo, va bene. Parla questo banchiere e dice: Santità, il cattolico di grande, va bene, ma anche di grande valore, da buon governatore posso dire un uomo di eccezionale valore, anche pratico, concreto. Era stato in Cina e la Cina stava emergendo, va bene, cioè la Cina non era ancora, va bene, ma questo aveva capito che la Cina si era avviata per una via di sviluppo e la popolazione cresceva così forte che avevano imposto un'unica persona, questo qua, va bene, e disse Santità, e disse poche parole sulla Cina e aggiunge una frase: peccato che questi non sono parte del regno di Dio, del regno di Cristo. Giovanni Paolo, non lo sappiamo. E qua mi ricordo, era il giorno del 14 settembre, il giorno della Santa Grecia dell'81. Era gli anni in cui cominciano a svilupparsi. E quello che è avvenuto per la Cina sta avvenendo ora per l'India, va bene, mentre in America Latina continua ad esserci un sacco di confusione. Globalizzazione, sono gli anni della globalizzazione, la Cina approfitta e l'India approfittano della globalizzazione per crescere, hanno una crescita demografica e una crescita economica che è spaventosa. In Europa dice, ma noi che facciamo allora? Cominciano culturali. Ricordo che venivo, io ero poi ero capo del servizio studio, direttore della ricerca, venivano questi funzionari di Bruxelles e dicevano, dottore, ma lei che cosa pensa, che cosa possiamo fare? Cioè, vabbè, nasce in quel momento come tentativo di dare di nuovo importanza all'Europa l'idea della moneta comune. Adesso arriviamo. Questa idea della moneta comune innamora, di questo si innamorano i politici, i quali non sempre capiscono bene, diciamo,
l'essenza della moneta, poi gli va qualcosa. La moneta è una cosa che i governatori hanno sulla pelle, va bene, proprio quando va bene, sono immedesimati, se non parlano di questo. E nasce questa idea, tutti si innamorano, e io ricordo che dicevo, attenzione, la moneta comune è il tetto che si mette quando la casa è costruita, insomma, mi ricordo questo anche Scalfaro, sempre a me. Qui, insomma, attenzione, qui rischiamo di fare il tetto con ancora la casa, insomma, in corso di costruzione. Per farla breve, diciamo, i partiti, le politiche, diciamo così, ci sono tutte, c'è Tangentopoli, allora i politici si riprendono, come dire, affidando la loro sorte, le loro capacità politiche alla moneta comune. E adesso, attenzione, qui non c'è la sala bene. Il Trattato di Roma, diciamo, del 1000 firmato nel 1957, non aveva l'idea della moneta comune, aveva l'idea, diciamo, di una politica fatta ognuna da ogni Stato in funzione della crescita, la cosiddetta sussidiarietà, che poi è ripresa dalla legge da Pio X, della sussidiarietà. Va bene, insomma, nascono dei governi democristiani, anche di persone che io ho conosciuto personalmente, Andreotti, Colombo, diciamo. In Banca d'Italia, Baffi, che era succeduto a Carli, diceva questo non va molto bene, insomma, c'è qualcosa che non funziona. E io stesso fui critico, disse, guardate che qui non c'è la moneta unica, diciamo, a livello scientifico, richiede che ci sia una uniformità economica alla base, perché se no non funziona, insomma, non può funzionare. L'idea della moneta comune, sapete, nel corso degli anni 90 si arriva a un trattato, quello di Maastricht, è il traghetto sulla Mosa, va bene, strict, va bene. Però c'è anche una cattiva, diciamo, fama, era un po' nel 500-600, era uno dei più grandi mercati degli stati, va bene, Maastricht in Olanda, va bene. Però, diciamo, l'origine romana, l'invasione, va bene. Il Trattato di Maastricht è scritto bene, però a un certo punto i tedeschi infilano una clausola che si chiama patto di stabilità, poi si pensano un momento, io l'ho vissuto con i miei colleghi, va bene, patto di stabilità e crescita, e dicono gli stati devono avere un debito pubblico non più del 60% del PIL e devono avere un rapporto da deficit del prodotto e deficit di non più del 3%. Sono i tedeschi avevano vissuto la grande inflazione degli anni 20, l'inflazione di Weimar, sapete, volevo contato di portare il libro, ma lo faremo in un altro che ho scritto, grande inflazione tedesca, sapete che tra il 1938-39 e il 1948-49 quello che costava una lira nel 38-39, nel 48-49, dopo 10 anni, costava circa 50 lire, 48 lire, va bene, 50 volte, diciamo, poi diciamo. Ricordo che mio fratello più anziano, che non c'è più, diciamo, aveva vinto il concorso nel catasto, va bene, prendeva 800 lire al mese, 600, e nel 46-47, quando dopo la guerra, prendeva 30.000 lire al mese, va bene, che 50 volte più o meno, insomma, va bene. In Germania, dopo aver perso la guerra, come va bene, tra il 1913-14 e il 1923, la moneta si sviluppa non di 50 volte, ma di 1.000 miliardi di volte. È il famoso, diciamo, periodo vero nel quale, a parte che si sedevano al bar
il prezzo del caffè era raddoppiato quando si alzava, ma andavano a riscuotere, allora non c'erano gli assegni, andavano a riscuotere, ovvero gli stipendi col carretto, bene, del 22-23, diciamo. Chi ha fatto la collezione di francobolli sa che c'erano di francobolli a 1 milione di marchi, praticavano. Quando a un certo punto non riuscivano più a stampare i francobolli, appiccicavano sulle lettere, va bene, le 22-23, attaccavano, diciamo, attaccavano la banconota, va bene, sono cose vere, insomma, non sono, va bene. Questa, diciamo, finisce con una grande azione, diciamo, adesso non so di lavorare, nasce la cosiddetta Repubblica di Weimar. Con la crisi del 29, la grande crisi mondiale, i tedeschi, anziché fare una politica di rilancio, fanno una politica, pensano, la crisi porta a un rallentamento, a una forte diminuzione dell'attività economica e di conseguenza, abbassando sulle imposte, aumenta il disavanzo pubblico, mentre la spesa continua a crescere, anzi con la disoccupazione cresce di più. Si interpreta a livello economico, diciamo, come se la deflazione, la corte creduta, fosse dovuta all'aumento del disavanzo pubblico, invece è esattamente il contrario. Negli anni 30, dopo la grande crisi, i tedeschi fanno una politica di ulteriore restrizione del 29-30, c'è un famoso, considerato cancelliere della fame, che era poi del centro cattolico, dello Zentrum, va bene, il quale fa delle politiche, aumenta la crisi, finiscono in massa, si consegnano ad Hitler. Però si consegnano ad Hitler perché Hitler garantisce il controllo dei sindacati e garantirà l'inflazione, che non c'è una bella l'inflazione. I tedeschi scrivono, hanno nella loro costituzione che non ci deve essere inflazione, che non ci deve essere, insomma, sono veramente i rigidi, diciamo, stanno purtroppo adesso subendo adesso quello che sta succedendo ora, va bene. Comunque si fanno, diciamo, le analisi per l'entrata nell'euro. Io che ero governatore, disse, guardate che noi non siamo pronti, non faccio, entrano fuori, dico a Ciampi, con cui avevo un ottimo rapporto, stato mio casa, un'amicizia, insomma, anche, diciamo, ceduto a lui, ma insomma anche un rapporto di amicizia. Scarlo dice, guarda, noi non abbiamo le condizioni, non possiamo stare. Fra noi, Antonio, ci fanno entrare lo stesso. Ma come ci fanno entrare? Noi non abbiamo le condizioni. Era un sospetto, mi fanno entrare da adesso. Va bene, la notte dell'annunciazione, il 25 marzo del 97, si deve decidere nella banca, quella che poi si chiama Banca Centrale Europea, ma un termine proprio, perché è l'Unione, diciamo, va bene, comunque che si dà Francoforte, di cui tutti i governatori sono membri del Consiglio, si devono esaminare le carte per vedere quali paesi che hanno aderito all'Unione sono in grado, possono entrare nell'euro, hanno le va bene. Eravamo 15 paesi, 3 dicono subito noi, l'Inghilterra dice io non ho nessuna intenzione per ora di entrare nell'euro, rimango nell'Europa ma non entro nell'euro, stiamo entrando dando dell'attualità, no? Sia pure un pochino come compressa. Vabbè. La Svezia e la Danimarca dicono non entriamo subito, lasciateci entrare subito. La Grecia dice io non posso entrare quest'anno, entro l'anno prossimo. Rimangono 11 paesi, dei 15, 3 escono, la Grecia dice, e si comincia in un primo esame di questi 15 paesi, poi che poi saranno da cui già, che poi si ridaranno ad 11, solo 3 o 4 hanno i requisiti, va bene. Ce l'ha la Germania, l'Olanda e l'Austria, mi pare, e il Lussemburgo, ma insomma il Lussemburgo non è che va bene, va bene.
fanno una serie di riunioni, ma riducono tutti, diciamo, questi parametri che si devono rispettare, diciamo, li addolciscono, dicono vabbè, stiamo andando verso quella direzione, una cosa. Però, insomma, per il Belgio e per l'Italia non c'è niente da fare. I paesi che hanno questo documento, questo esame dei governatori è preliminare poi alla decisione dei capi di Stato e di governo che decideranno chi farà parte. È la premessa scientifica, tecnica, va bene. Si sviluppa un'ampia discussione. Il Belgio, poi c'è Austria, va bene, poi il Belgio, andare in ordine alfabetico, va bene. Il Belgio aveva un rapporto tra debito pubblico, altri parametri, e prodotto interno lordo del 100%, fuori. Lunga discussione, ma come si fa a restare fuori dalla moneta comune? Il Belgio, la cui capitale è Bruxelles, sede risiede la Commissione europea. Vabbè, si va da un momento, si trovano le formule per dire che il Belgio passa. Ireland passa, Italy. I miei colleghi governatori, con i quali ci vedevamo poi per vari anni ogni 15 giorni, eccetto agosto quando parlavamo, facevamo le riunioni via telefono, perché ci vedevamo 22 volte l'anno, va bene, a Francoforte, sanno benissimo che il sottoscritto diceva che l'Italia non doveva entrare nell'euro e presentano questo rapporto. Ma intanto i governanti italiani, a mia insaputa, è l'unica cosa che devo dire, erano rientrati nel cosiddetto sistema monetario europeo, va bene, come premessa, non mi avevano consultato. La situazione giuridica di una moneta nazionale è un compito che spetta al Parlamento e al Governo, la Banca Centrale lo deve solo amministrare. Mi fanno questo scherzo, va bene, prima qualche anno per entrare. Già amministro la moneta, faccio una politica che stronga l'inflazione, che riduce da 800-900 il cosiddetto divario a 200 in poco, va bene, salvo la Fiat, va bene, queste cose, va bene. Però poi dico, guarda, noi abbiamo un debito pubblico, insomma, non ci ammettono. E mi ripetono i politici, ma vedrai che ci ammettono lo stesso. Dite, i governatori dicono no. E io erano tra tranquilli perché sapevano la mia posizione, è un documento, va bene. Il sottoscritto dice, mi dispiace, ma io non posso firmare questo documento. Antonio, Gianclaude, che dici? Oh, va bene, come fai? No? Io non posso firmare questo documento, direi che lo approvo, perché se domani questo documento verrà pubblicato, reso pubblico, e poi fra 6 mesi andrà ai capi di Stato e di Governo, insomma, verrà discusso, va bene. Domani salta la lira sul mercato dei cambi, perché la lira stava sul mercato dei cambi perché avevano illuso il mercato che l'Italia doveva entrare nell'euro, va bene, ci doveva fare l'euro, va bene. Non solo dico io, ma guardate che quasi certamente salta tutto, può saltare tutto, perché vedrete che salta il franco, salta il man. Mio grande amico, diciamo, governatore francese, Jean-Claude Trichet, Gian-Antonio, sei un traditore, ti stai tradendo, se no guardate, vi sto facendo un'analisi economica. Guardate che se domani in questo documento si dice che l'Italia, che aveva assicurato a tutti che doveva entrare nell'euro, viene esclusa e purtroppo, mentre se il documento dice che una cosa è possibile poi i capi di Stato e di Governo non la approvano, ma se i tecnici dicono che una cosa non è possibile, non c'è poco da fare, insomma, i capi di Stato non, cioè possono
negare un'ammissione a uno stato che tecnicamente ha passato, ma non il virus certo. Racconto un po' per alleggerire. Il presidente mi dice: Antonio, signora, ma non ti va bene, dobbiamo cenare, perché le questioni congiano alle 7 di sera, andavano se necessario fino a mezzanotte, e il giorno dopo erano riunioni ristrette solo dei governatori, va bene, con pochi collaboratori, e poi diciamo i giorni diventavano pubblici, erano ampi e firmavano i documenti. E disse: guardate, andiamo a cena, va bene, per piacere Antonio, siediti di fra Jean-Claude e Hans. Jean-Claude era il presidente francese, Hans ha detto Mario è il presidente tedesco. Jean-Claude dice: guarda, io non posso firmare, però vi avverto che se l'Italia non è, ma due ritratti, lo so che sono pandroghe, però non posso far saltare la lira io domani. Ma guardate che se salta la lira, saltate anche voi, quasi certamente. Va bene. Vabbè. L'Italia viene ammessa con un giro di parole, insomma, può essere interpretato, vabbè. Esce questo documento. Ciambi mi chiama, io ero una riunione, era il ministro del tesoro, fatto anche per lui, perché era lui che io non credevo che stesse sbagliando, ma insomma no, c'era un rapporto di realtà istituzionale, anche personale. Lui mi disse: ma ci hanno ammesso o ci hanno appoggiati, perché non si capiva. Guarda, ci hanno ammesso con riserva. Va bene, insomma, salve. Andai in Parlamento, fui convocato, ah bene, bravo, sappiamo che sei stato tu che hai fatto ammettere l'Italia, dice, ma perché eri contrario? E io dissi: guardate, e lo ripetei in Parlamento, sai, un termine così. Dunque, nel Consiglio eravamo metà cattolici e metà protestanti, perché Antitmar era cattolico, Trisce cattolico, l'irlandese cattolico, io pare che fossi cattolico, e poi un po' erano protestanti, va bene. E quindi in una discussione precedente, Antitmar, questo tedesco parlava sempre, lo dico in italiano per non l'inglese, i miei concittadini ti pensano che l'euro sia il paradiso, lo avevano questo così, ti ha proprio paradiso, l'euro non è il paradiso, zitto Hans, è il purgatorio, hai ragione Antonio, è un purgatorio. Io ripeto questo in Parlamento, di fronte alle due commissioni del Senato e della Camera, dice: guardate che a livello tecnico, io ero là, si è detto che esce sul giornale, va bene, si fa la mattina la riunione, il governatore ha detto che l'euro sarà un purgatorio. Guardate, guardate, io diciamo, vabbè, questo fece sorridere tanto, diciamo, il bravo, perché era il ministro del tesoro inglese, lo raccontava a tutti. Ma a parte questo... Che oggi governatore che sembra? Oggi l'euro era un purgatorio, ora è diventato paradiso, è passato all'inferno, come? Un purgatorio. Ci salveremo però. Aspetta, adesso poi ci arrivo piano piano. È bene arrivare. Al di là di questa definizione, chiedo scusa di non prendere un altro tempo. Tenete presente che avevamo nel passato i cosiddetti terremoti valutari. Adesso con l'euro non avremo più i terremoti valutari. Però adesso sapete che avremo? Avremo un bradisismo economico. Sapete che è un bradisismo? È il terreno che si abbassa lentamente, vabbè, come a Pozzuoli. Va bene? Mi telefona il sindaco di Pozzuoli un po' addolorato, ma io lo assicuro, gli dico dopo, sapendo questo che hanno detto in Parlamento, dopo questo però gli dico: no sindaco, guardi, non ha parlato male di Pozzuoli, insomma, mi ricordo che a Pozzuoli è sbarcato San Paolo, mi ricordo benissimo insomma la cosa, guardi, devo fare una conferenza, spiegherò, che volevo solo riferire, diciamo, io ho fatto il geometra anche per tanti anni e quindi vabbè, so cos'è un terremoto, so che c'è un bradisismo, so queste cose, insomma, va bene, purtroppo
questo bradisismo, abbiamo soltanto la Grecia che va peggio di noi. Dico alcuni dati, poi questa tabella non te la posso dare, te ne lascio invece un altro bellissimo. 3.200 tra il 2005 e il 2019 gli Stati Uniti, passando attraverso la grande crisi del 2006-2007, sono cresciuti del 28%, 29%, in media dell'1,6% l'anno. Non me li posso mettere provocare di fabbricare, però diciamo va bene la sua. La Germania tra il 2005 e il 2019 è cresciuta del 5,6%, in media 0,4% l'anno. L'Italia fra il 2005 e il 2019 è diminuita del 16% l'anno. Vi lascio questo grafico. Questo grafico è stato pubblicato dall'Economic Report of the President e fa vedere tra il 2007 e il 2016, poi si ferma ma io dalle dati oltre, l'economia degli Stati Uniti sale, l'economia della Francia, della Germania sale un po' meno degli Stati Uniti, l'economia francese, tanto l'economia di quattro paesi che si chiamano i PIGS, PIGS in inglese vuol dire maiali, sono Portugal, Italy, Ireland e Spain. Il Portogallo, l'Italia, l'Irlanda, non abbiamo ancora recuperato la grande crisi, la grande recessione del 2007. Guardate che questi dati che pubblicano non sono qua, però poi sentite la povertà, la cosa. Guardate, noi siamo del 4% ancora sotto il livello del 2007. Questa è la situazione drammatica in quei dati. Si ricorda che una volta a Sora io le dissi, guardate, non siamo usciti dalla crisi, facciamo ricordo, purtroppo va bene. Non sto a spiegare perché, diciamo, però dissi, guardate, che noi non abbiamo la produttività del lavoro nell'industria e i tedeschi ci hanno fatto uscire perché ci dovevano vendere l'automobile. Lo dico così in maniera un pochino, ci hanno inondato, va bene, i tedeschi, costringendo tutti gli stati ad avere il cambio del marco, perché questo significa avere, non potendo svalutare, hanno riempito l'Europa dei loro prodotti e hanno accumulato un ammontare enorme di crediti sull'estero che non investono e creano deflazione. Adesso però alla deflazione arrivata dall'estero si è aggiunta l'inflazione. L'inflazione dell'8-9% che non avevamo visto, se questo era in mano al signor Tittmeier, al signor Trichet, a me, a livello europeo queste cose non si riescono a controllare perché le economie sono diverse, quindi c'è un problema serio. Vi lascio questo grafico, va bene, non l'ho pubblicato, però il grafico è ripreso dall'Economic Report of the President. Non vi lascio questi perché, va bene questo, perché li devo sì. Vi lascio in mente, grazie, uno scritto che è una spiegazione del libro che ho pubblicato sulla grande inflazione tedesca. E questo poi lo svilupperemo. Vi dico subito che in questo libro mi chiamo Antonio Lucia F. Fazio, non Antonio Fazio, perché questo è il mio nome di battesimo. Bene, grazie governatore. Ed F non è né Francesco, né è Fortunato, ma non l'ho voluto. Grazie. Grazie grazie infinite. Allora grazie al governatore anche per questa lezione di storia economica che un po' insomma ci lascia però una forte preoccupazione, diciamo. Una forte preoccupazione, speriamo di riuscire a farcela. Questo
questo scritto troverete qualche idea per uscire. Benissimo, speriamo. E quindi, quando però devo parlare una volta di queste cose, non va bene, che c'erano delle politiche per far aumentare l'occupazione, chiedo scusa, sono già chiarona, va bene. Sono indicate, se facciamo di sono indicate? Sì. No, questo va bene, questo ve lo date, ve lo do, diciamo, sono indicate, sono accennate, va bene. Dice, guardate, se fate questa politica, che probabilmente avremo, va bene. Perfetto, ce la faremo. Aumento subito l'occupazione di 2 carabinieri per la scorta. Basta, mi fermo. Grazie. Avremo un piccolo risultato anche immediato. Bene, grazie. Ora passiamo all'intervento del dottor Giulio De Rita, che è un ricercatore del Censis, ma è un costruttore di reti e ha questa grande capacità, quindi da questo punto di vista è esemplare. E possiamo tornare ai temi, diciamo, che riguardano più propriamente l'ecologia integrale. Si mette a fare, perché io mi metto un po' dietro, sì, perché devo andare via per cose gressime a casa mia, non so, si mette a fare, si mette a fare, io sto un po' dietro, perché posso qui lavorare in piedi. Grazie. Grazie. Ma tanto, questo c'è questo è pubblico, visto che siamo anche scivolati in casa, no, bellissimo. E no, parliamo, scusate, volevo dire questo, no, parliamo dell'ecologia integrale partendo da alcuni dati. Il trattato di Kyoto del 1996 nel 2010 doveva trovare attuazione e siamo andati avanti. Poi c'è stata la COP21 del 2015 e oggi siamo al 2050, seppur con l'allarme termine 2030, cioè quando parliamo di tutela dell'ambiente slittano sempre i termini, che è un fatto culturale, è una incapacità che abbiamo, una cattiva volontà, ecco perché servono questi momenti anche di sensibilizzazione. Quindi ci appelliamo alla capacità, diciamo, allo studio di ricerca che è proprio del dottor De Rita per trovare delle risposte. Buongiorno, forse dopo due dissertazioni così dotte ci sarebbe voluto mio padre qui per rimanere a livello, purtroppo ci sono io, lui novantenne, si sposta con fatica, poi tra l'altro è mezzo ciociato perché i suoi genitori, no, è ciociato, i suoi genitori venivano da Ponte Corvo, quindi della zona, sarebbe venuto volentieri. E in realtà io veramente poco più che un saluto e c'è un errore sulla locandina, perché io non sono qui in quanto Censis, anche io non sono del Censis, mi chiamo Derita, ma non sono del Censis, ma forse ho sbagliato io a non dare l'indicazione giusta, in quanto rappresentante di un'associazione di cui mio papà comunque è presidente, che si chiama Essere Qui, che è un'associazione nata apposta per lavorare all'interno della Chiesa, aumentare, diciamo, l'autocoscienza all'interno della Chiesa, di quello che si muove all'interno della Chiesa. Questa associazione è ancora abbastanza ristretta, ma tipo Liliana Cavani la vicepresidente, c'è cioè, dentro Andrea Riccardi, Romano Prodi, a proposito delle scelte fatte in quegli anni di cui parlava il governatore, giusto o sbagliate che fossero, e via dicendo, e altri personaggi così. Io faccio un po' il fattorino, quello che pedala su questi temi qua. E che cos'è questo osservatorio, che cos'è questa associazione? Riprende anche un po' quello che diceva il Papa, mi sembra all'inizio dell'anno 2022, di i pastori e il gregge. I pastori, dice il Papa, devono imparare, cioè, certamente a guidare il gregge, perché è il loro compito, devono imparare anche a seguirlo, perché a volte il gregge conosce dei pascoli che il pastore non conosce, ma deve anche imparare a starci in mezzo, a sentire l'odore, no? Il Papa ci sa queste trovate meravigliose. E sentire l'odore, essere qui vuol dire stare in mezzo al gregge, cioè cercare di capire il gregge. Anche su questi temi qua, la prima constatazione che noi abbiamo fatto, appunto, che cosa può fare la Chiesa su questi temi epocali, questi temi enormi, a volte sembra anche un po', cioè più che pregare, che possiamo fare, che 40 gradi a giugno, che si può fare davanti a fenomeni di questo tipo, no? C'è una sorta di impotenza.
E però invece è importante trovare anche delle soluzioni, star dentro ai problemi e sentire l'odore anche dei problemi, no? La prima constatazione è che, e questo si fatica sempre un po' a capirlo forse, che non c'è più una società cristiana, per questo anche questa associazione, no? E noi fino a, e io per primo, no? Fino alla mia generazione è stata abituata a vivere in una società che era cristiana, no? E, grosso modo, ecco, no? Che quello che valeva per noi cristiani valeva un po' per tutti, poi qualcuno lo disattendeva, qualcuno meno, ma era un punto di riferimento per l'intera società. Questo non è più vero. C'è stato un cambiamento epocale, io credo che col Covid, poi l'abbiamo anche visto nel testo, nel libro che abbiamo fatto, col Covid c'è stata proprio anche una frattura tra chiesa e società, no? E quella quei famosi decreti, come si chiamavano? DPCM che impedivano di dir la messa, si è sentito proprio che qualcosa è cambiato, quasi che la chiesa non contasse più, avesse perso la catena di trasmissione con la società. E noi dobbiamo uscire da questa situazione. Questo è quello che siamo come chiesa, dobbiamo proprio cercare di uscire da questa situazione. Poi arriviamo a riprendere i temi di oggi, no? E cioè, e siamo davanti, proprio come chiesa, siamo davanti a questo dilemma che in fondo è sbagliato, e cioè a chi parliamo. Quando il Papa, oggi l'ho sentito, erano i temi anche della conferenza di prima, io ovviamente lancio qualche spunto, dice gli italiani devono fare più figli, a chi parla? A chi sta parlando? Agli italiani, nel loro insieme, e che gli danno retta, come morde quella società intera? Fare più figli è una cosa che significa e non significa, rimane vago, oppure parla soltanto ai devoti, no? Quelli che ancora, che sono una minoranza, riconosciamo, no? E riconoscono che c'è la dottrina, che c'è la volontà di Dio di fare figli, perché anche quello, mio papà e mia mamma ne hanno fatti 8, e poi appunto noi siamo soltanto 14, abbiamo fatto 14 nipoti, quindi siamo sotto la soglia che diceva prima, però plasticamente rende la cosa, e in qualche modo c'era. Dio vuole che amatevi e procreatevi, no? E riproducetevi, scusate, amatevi e riproducetevi, no? Ecco, questo è il punto. A chi stiamo parlando? Quando noi diciamo bisogna salvaguardare il creato, bisogna fare qualcosa per il bene comune, bisogna fare più figli, bisogna rispettare la natura, bisogna rispettare il popolo, bisogna accogliere l'immigrato. Quando come Chiesa lo diciamo, a chi stiamo parlando? Ai nostri, cioè al gregge che ci è rimasto in Chiesa, al gregge in quanto tale, è troppo poco, perché se parliamo ai devoti, ma è troppo vasto e generico se parliamo all'insieme. E qui ci stiamo perdendo. Io l'impressione che ho come comunità ecclesiastica, di cui sono fiero di far parte, quando sento parlare male della Chiesa, dai miei amici, tutti mi guardano e dicono adesso si arrabbia. Sì, a volte mi arrabbio perché è talmente gratuito certe volte, no? Ecco, la domanda è questa: a chi parliamo? A chi dobbiamo parlare? Nel libro, noi abbiamo fatto come prima uscita un libro, come associazione Essere Qui, un libro sulla situazione della Chiesa durante la pandemia, e l'abbiamo intitolato un po' provocatoriamente, qualcuno non è stato contento, il gregge smarrito, no? Cioè, non c'è più la pecorella che abbiamo smarrito, ma c'era l'intero gregge che abbiamo smarrito, e c'è rimasta una pecorella in sacrestia, il devoto, no? Ma il Papa, questo non è che lo dico io, il Papa è prima a dirlo, non ha accarezzato la pecorella, è andato a cercare i 99 che si sono persi. In questo spazio rischiamo di perderci un po', bisogna concentrarci un pochettino di più, perché in questo libro che noi abbiamo fatto, tra le tante critiche, che poi erano anche abbastanza prevedibili, quando chiediamo agli italiani nel loro insieme, ma secondo te la Chiesa che cosa dovrebbe fare? Preoccuparsi degli ultimi, deve preoccuparsi dei suoi, deve pensare al mondo intero, o deve essere profetica? Abbiamo buttato lì una frase così un po': deve essere profetica. Ecco, è uscito fuori che la maggior parte degli italiani si aspetta dalla Chiesa una parola profetica, che poi in un questionario non è che uno può specificare quale profeta, minore o maggiore, no, è una suggestione. Ma questo secondo me è importantissimo. Noi dobbiamo trovare quella componente italiana che non è né il devoto, né la società nel suo insieme, che ci chiede siate profetici. Siate profetici, secondo me, basta che mi sbaglio, è quello che dice spiegami che non finisce tutto qua, che c'è qualcosa oltre la mia vita, oltre il mondo di oggi, oltre la materialità, oltre i soldi. È questa aspettativa.
c'è una grande componente di società che si accontenta di quello che c'è oggi e non fanno figli, non accolgono il povero, non distribuiscono perché gli basta quello che c'è. E poi c'è ancora un 55%, ma forse di più, che vuole sentire che cosa c'è oltre, ma ancora non nessuno gliel'ha spiegato. Ha un'aspettativa. Noi ci dobbiamo riferire a questi. Per questo non servono parole generiche. No, perché se no ci si perde. Per carità, ognuno fa il suo mestiere, e quindi anche giustamente chi deve fare le omelie fa un discorso, chi deve fare i documenti ecclesiali fa un discorso un po' a tutti e generico. Ma quel fate più figli, detto così, rischia di non produrre l'effetto dovuto. Probabilmente lui l'ha fatto, sicuramente l'ha fatto nel modo migliore, io adesso prendo soltanto un esempio, no? Non basta quello, bisogna capire quelle coppie che si aspettano dalla parola del Papa una parola, guardate che c'è qualcosa che va oltre la vostra coppia, c'è una profezia che è quello che voi potete diventare, voi potete andare oltre quello che siete. Questo è, secondo me, la cosa che dobbiamo, ed è anche quello che dobbiamo dire quando parliamo del creato. Ma per far questo serve sentire l'odore, perché sono tantissime sfumature diverse che vanno capite, bisogna stare dentro i processi. La Chiesa italiana forse in questo momento manca questa capacità di stare proprio dentro a tutti quanti i processi e capire che cosa sta succedendo e sapere qual è la parola giusta da dire a quella coppia appena sposata che dice ma lo faccio o non lo faccio il bambino, lo faccio o non lo faccio, perché lo devo fare? È un rischio, è una perdita, perché poi si perde di sonno prima di tutto, di beni, di vita, e soprattutto le donne, no? Io ho visto mia moglie come è cambiata il primo, il secondo, il terzo figlio, e come diceva una ragazza, adesso mi ritrovo. No, è così, però c'è qualcosa d'altro che va oltre. E così, ma perché io devo salvaguardare il creato? No? Perché questa cosa dobbiamo imparare a parlare della salvezza dell'anima, perché se tu lo fai in qualche modo contribuisci alla salvezza della tua anima, a creare la tua vita ultraterrena che ti aspetta, ad arricchire, a depositare un tesoro in cielo che non stai depositando, che pensi di depositare qui dove la ruggine e la tignola te lo divorano, no? Ecco, questo dobbiamo ricominciare a dire, non parlare solo al devoto, non parlare a tutti quanti insieme, star dentro i processi e capire di volta in volta qual è la parola giusta da dire, perché se no la salvaguardia del creato è un tema talmente vasto, talmente impensabile, la più grande sfida che l'umanità abbia mai dovuto incontrare, a confronto il rischio nucleare è una barzelletta, se è vero quello che ci dicono gli scienziati, poi può essere che dopodomani nevica pure nel Sahara, ci sono sbagliati, però se è vero quello che ci stanno dicendo, siamo a rischio più che nell'era atomica, no? Qualche bomba forse l'avremmo potuta sopportare, una decina di bombe come umanità, questo no, ma è un processo di lunghissimo periodo e tutto qua, va capito che cosa si muove nel cuore delle persone e dare risposta al cuore delle persone. Io penso che uno di questi modi, stiamo facendo un osservatorio per questo, è proprio riprendere il concetto di comunità. Dentro la comunità ognuno fa del suo meglio per costruire una società migliore, perché sente l'esigenza interiore di farlo, non perché moralmente gli sembra giusto. Noi dobbiamo ritrovare questa esigenza interiore, questa voglia di salvare l'anima proprio di ciascuno, di andare oltre di ciascuno e poter parlare a queste persone qua. Faccio soltanto questo esempio, no? Per dire come a volte il parlare laico non basta. Parlare laico del dire bisogna fare figli perché figli è giusto, non scuote le persone. I miei figli, loro hanno 30 anni, che ogni tanto glielo dico, beh, io voglio fare nonno, sì. Ti risponderanno sempre, sì, l'asilo, il lavoro, il mutuo, la casa, la seconda macchina. Ma io non ce l'avevo tutta sta roba quando l'ho fatto i figli, io c'avevo solo voglia di farli, no? E questo loro faticano a capirlo, è quello che noi dobbiamo trasmettere. E anche sui temi della salvaguardia del creato è la stessa cosa. Ora si parla molto della comunità energetica, no? Va per la maggiore, no? Cioè non posso sottrarre, ma poi alla fine sta fatto della comunità energetica, è semplicemente io metto il tetto mio, lui mette il tetto suo, il supermercato mette il parcheggio, la fabbrica mette i pannelli e poi condividiamo la scuola. E già è complicatissimo così, già è complicato. No, serve la comunione di intenti. Noi vogliamo essere una comunità che non consuma niente.
È lì che noi dobbiamo imparare a stare, è dentro quel gregge e sentire quell'odore del gregge che noi dobbiamo imparare a stare. Quindi sarà un lavoro di comunità, di come cresce la comunità, di come si forma la comunità e di quali sono quelle fame e sete di spirito e di comunione vera che la comunità richiede, e cercare di rispondere, ma non in modo generico, bisogna sapere di volta in volta, bisogna starci dentro, ricominciare a stare dentro i processi, ed è un po' quello che noi cerchiamo di fare con questo osservatorio che faremo anche con Claudio Gessi nel Lazio, perché è giusto che questa cosa ricominci e parta proprio dal Lazio, che è un po' il centro della Chiesa italiana, della cristianità in quanto tale, perché è proprio questa esigenza di ritrovare il contatto con quella società che non è né dentro né fuori, ma pascola un po' fuori nel nostro giardino, non è scappata via, e piano piano bisogna ricominciare a capirla e a starci dentro. Questo è un po' il lavoro che ne facciamo, e penso che questo sia importantissimo anche per tutti questi temi così vasti, così grandi. Se non ridiamo anima a tutto ciò e non facciamo capire che è lì l'anima del singolo, dell'individuo, perché sennò è veramente una vita che finisce tutta qua, e io consumo, accendo, spengo, mangio, divoro, perché poi tanto il dopo non c'è. No, e dopo, come nella parabola, c'è, e ti chiederanno, quel povero che sta là in fondo non gli ha dato niente, e ora rimani qui per l'eternità all'inferno e lui sarà tra le braccia d'Abramo. Io non so se questo è ancora accettabile, però una grandiosità di questo tipo noi dobbiamo imparare a ritirarla fuori. Bene, sono stato conciso, ho detto poche cose. Volevo dire questo, seppur brevissimamente, no? Che un po' richiami quello del pensiero del teologo di Romano Guardini, no? Sul recupero dello spirito religioso. Cioè, oggi manca proprio il sentimento, lo spirito religioso, essenzialmente è questo. E questo poi si ricollega al problema di carenza di produttività, carenza di politici, insomma tutto il resto. Quindi veramente manca, ma paradossalmente c'è un'enorme fame. C'è fame, però non si viene con questa contraddizione. Questo ti volevo dire, due parole su questo. Perché c'è questo? C'è da un lato c'è una grande fame, però non si riesce a mecciare, diciamo, questa ricerca con il bisogno. È perché probabilmente c'è un linguaggio antico che non sfama le esigenze di spirito di oggi, e vanno capite. Per questo che noi facciamo l'osservatorio, no? Vanno capite. E faccio l'esempio che si fa sempre, no? Il ruolo delle donne, c'è il ruolo delle donne, bellissimo, 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 sì, ma poi concretamente questo come si esce? Per carità, io tutte le donne le conosco, nessuna ha intenzione di andare a dire messa, no? Non è una cosa che gli interessa, perché non so, poi può essere che ci sia ancora più interesse, ma non è questo il punto, no? Dice, sì, è bellissimo, il tema giustissimo, c'è la Liliana Cavani, appunto, del nostro vicepresidente, che ogni volta giustamente torna su questo, ma poi non si dipana, non si... questo è il compito dell'osservatorio, c'è questa fame, c'è questo rimettere al centro, proprio è provvidenza, veramente, perché l'altro giorno in macchina, io sono amante di audiolibri, in macchina sentivo i fioretti di San Francesco, e uno proprio diceva di Santa Chiara, il Papa va da Santa Chiara e chiede a Santa Chiara di benedire il pane. E Santa Chiara dice, no, santità, non lo farò, non posso farlo, per umiltà non posso farlo. Dice, allora, perché no? Perché la tua umiltà sia rispettata, te lo chiedo per santa obbedienza. E allora, Chiara, davanti al Papa, benedice il pane, e sul pane si forma la croce di Cristo. No, è commoventissimo. Però poi, alla fine, oltre questo discorso così, il ruolo della donna non si capisce cosa può essere, qual è quel frutto che è in grado di dare. Bisogna stare dentro ai processi, capirli, dipanarli, parlarne, non in termini assoluti ma in termini reali, stare dentro al gregge, questo è. E per questo l'associazione si chiama Essere Qui. Grazie, allora grazie al dottor Zerrita, grazie a tutti gli intervenuti per la pazienza anche, e per chi lo volesse ci sono le reliquie esposte all'interno della chiesa di San Francesco, abbiamo il dottor Fabi che può anche illustrare di San Francesco, perché è passato qui San Francesco. Grazie a tutti ancora. È stato tutto.